Buona festa del papà e naturalmente facciamo gli auguri a tutti coloro i quali portano il nome di Giuseppe. E in questa giornata non possono mancare i dolci della tradizione. E in Sicilia nonna Carmela prepara le sue crespelle. Il dolce preferito per la festa di San Giuseppe, le crespelle di San Giuseppe con l'uva passa, pochissimi ingredienti. Fateci sapere da dove ci seguite, qual è il dolce della tradizione che preparate oggi o che amate gustare. Intanto nonna Carmela sta iniziando a friggere le prime crespelle, guardate. Auguriamo a tutti voi buona domenica. Con 2 cucchiai prendiamo l'impasto. Guardate come è lievitato. Queste sono le bolle d'aria che ci fanno capire che l'impasto è perfettamente lievitato e più che raddoppiato in circa 2 ore di lievitazione. Pochi ingredienti, nonna Carmela, cosa abbiamo messo in questo impasto? Farina, acqua, lievito, un pizzico di sale e uova passa. Semplice, semplice. Il segreto per rendere le crespelle morbidissime è proprio la tecnica che utilizziamo per l'impasto. Nell'impasto. Bisogna schiaffeggiarlo, possiamo Sì, dire sì, sì. così. Schiaffeggiarlo, sì. Si deve sbattere. Un quarto d'ora, 10 minuti, una bella sbattuta. Salutiamo tutti gli amici che si sono collegati in questo momento. A Enna le chiamano sfingi. Qui nonna Carmela li chiama crespelle e tra poco saranno pronte. Facciamo scolare un po' nella carta assorbente e poi E passiamo per lo zucchero. li mettiamo nello zucchero per renderle ancora più buone. Più dolci. Nei giorni scorsi già nonna Carmela ha preparato questa ricetta, lo ha fatto per tutti gli amici di Onda TV e di Bella Sicilia, per darvi la possibilità di fare oggi voi questo dolce della tradizione. Quindi se avete perso il video andate in pagina e andate a cercare il video completo. Vedrete tutte le fasi per preparare le crespelle, con gli ingredienti esatti e con la tecnica utilizzata da nonna Carmela per rendere sofficissimo questo impasto e quindi morbidissime le crespelle. Si possono fare anche salate con l'acciuga dentro, sì, perfetto, Sì, a chi a chi piace piace. si può fare. Ma per San Giuseppe si utilizzano dolci. Alcuni li fanno con la ricotta, però quello è un altro impasto. Questa è la semplice ricetta delle crespelle tradizionali. Sono le poche per volta, altrimenti non le controlliamo. Qui vediamo l'uvetta, si vede l'uvetta passa. L'olio è troppo caldo adesso. Ecco, Valentina sta aiutando nonna Carmela a mettere lo zucchero e passiamo dello zucchero e poi dopo qualche secondo possiamo già gustarle. Quando gustate ancora calde avranno tutto un altro sapore, una morbidezza unica. Scriveteci quindi qual è anche la tradizione che portate avanti in questa giornata di San Giuseppe. Noi rinnoviamo gli auguri a tutti i papà e a tutti coloro i quali portano il nome di Giuseppe. Ne verranno un bel po' di crespelle. Antonio scrive: mi fa tornare bambino. Sì. Se volete, se vi piace la cannella, nello zucchero potete aggiungere anche un po' di cannella. E quindi devono galleggiare, devono colorare un po'.
devono girare un pochino da un lato e dall'altro e prende tutto il colore di tutti gli altri. Ci salutano anche dal Brasile. Rita scrive, vuole la ricetta? Allora c'è la ricetta con il video completo su tutti i nostri canali social. Gaetano scrive, a casa mia le facciamo dolci ma senza uvetta, l'impasto semplice. Si possono fare anche semplici se non vi piace l'uvetta. Non la caramella, però l'uvetta piace tanto. Quindi... anche i miei nipoti li mangiano senza. Ma l'uvetta è buonissima. Sì, allora, sempre con l'uvetta. Sempre con l'uvetta per nonna Carmela. Noi... La tradizione qui è così. Proprio la ricetta tradizionale antica. Salutiamo tutti, una buona domenica ancora, buona festa del papà e buon San Giuseppe e tanti auguri. Il buon onomastico a tutti Giuseppe a tutti Giuseppe e Giuseppina ciao ciao.